Bentornata nel mio canale Voglia di Cucinare. Oggi facciamo insieme un padellino focaccia. È una focaccia morbida, soffice, ma con il fondo croccante e i bordi quasi fritti. È una pizza alta cotta in appositi padellini in alluminio da circa 20 cm di diametro. Facciamole insieme. Mettiamo 500 g di farina per pizza in planetaria e aggiungiamo 3 g di lievito fresco. Un cucchiaino di zucchero e 420 ml di acqua fredda. La aggiungiamo poco per volta. Comunque vi metto sempre nell'info box tutti gli ingredienti scritti. Impastiamo con il gancio a velocità 1, massimo 2. Aggiungiamo tutta l'acqua e infine mettiamo i 15 g di sale e 20 ml di olio olivo. Se non si incorda l'impasto, non vi preoccupate. Mettiamo l'impasto a lievitare in una ciotola pulita e mettiamo un filo di olio olivo ai bordi della ciotola e copriamo con pellicola. Ogni tanto fate delle pieghe in ciotola con le mani unte di olio, l'impasto, vedrete che piano piano prenderà consistenza. Fate lievitare l'impasto all'incirca per 4-5 ore in estate, un po' di più in inverno. In un padellino di alluminio da 20 cm mettete abbondante olio alla base. Con questa dose vi escono due padellini, quindi dividete l'impasto in due. Una volta messo l'impasto, coprite con l'olio e la pellicola e fate riposare per 30 minuti. Dopo 30 minuti, sempre con le mani unte di olio oppure bagnate di acqua, facciamo i buchi. Copriamo con la pellicola e facciamo riposare per altri 30 minuti. Togliamo la pellicola, facciamo altri buchi e poi possiamo farcire. Io l'ho fatta bianca, voi potete mettere anche i pomodori. Ho messo sulla superficie fiocchi di sale per prima, poi ho messo il rosmarino e le olive verdi. Infine olio olivo e andiamo subito a infornare in forno, mi raccomando, già caldo a 250 gradi per 12 minuti. Eccola qui, croccante fuori e morbida dentro. Potete anche tagliarla e farcirla come ho fatto io. Lasciatemi un like e un commento se anche questa ricetta vi è piaciuta. Continuate a seguirmi. Ciao!